Lean & Green nasce dal fatto che negli ultimi anni si sono sviluppati e consolidati sempre di più alcuni trend. Ricordiamo la crescita continua della popolazione mondiale e il conseguente aumento delle emissioni che questa genera. Fortunatamente una larga fascia della popolazione, soprattutto del mondo occidentale, risulta essere molto sensibile e attenta a questi aspetti. Specialmente sui mercati dove il consumatore è sempre più attento a ciò che mette in tavola, portare un prodotto in tavola dove una filiera di produzione, di vendita, di trasporto e di tutto aiuta a inquinare meno. Che l'88% dei consumatori è disposto a pagare anche un qualcosa in più, purché il prodotto che acquista abbia dei requisiti di un certo tipo dal punto di vista ambientale. E quindi nell'80 abbiamo già convertito l'azienda con prove sperimentali. Il nostro obiettivo era di cambiare veramente il nostro modo di vivere e la viticoltura in generale. Quindi l'anno successivo tutta la nostra azienda l'abbiamo convertita con la produzione biologica. Il motivo di passare dal biologico al Lean & Green non è un passaggio per noi, è una continuità. Sarebbe una cosa non corretta lavorare solamente in azienda con una filosofia di rispetto ambientale e poi portare l'inquinamento al massimo per far vivere l'azienda. Non c'è un'etica. A fianco degli sprechi tradizionali che siamo abituati a studiare, a combattere, ad eliminare, come le scorte, la sovrapproduzione, le movimentazioni, la metodologia Lean & Green aggiunge anche gli sprechi ambientali e quindi va a cercare di ridurre quelle che sono le emissioni e ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse che entrano all'interno dell'azienda. Lean & Green ha portato sicuramente dei vantaggi perché ha consolidato i rapporti con i nostri clienti. Con GCP è stato un rapporto molto buono perché non è facile entrare nelle aziende, nel cuore delle aziende con così eleganza, così tanta eleganza. Quindi molto bravi, con professionalità sicuramente all'altezza della situazione, hanno capito benissimo la filosofia dell'azienda e hanno reso più semplice e più facile anche il rapporto in maniera tale che il loro messaggio entrasse in maniera più efficace. Quindi io dico ai nostri clienti di avere da un lato l'entusiasmo, la capacità di ripensarsi e devono sapere che noi siamo con loro. Abbiamo una serie, una cassetta di attrezzi molto ben progettati, molto efficaci, che possono permettere a loro, usandoli correttamente, di rimodellare continuamente la propria impresa. Ecco, noi è come se fossimo degli artigiani che non plasmano, no? Una statua o un vaso, ma plasmano imprese. Ecco, se loro si lasciano plasmare, hanno la fiducia in noi, sicuramente avranno successo.